Una visita per valorizzare le attività positive di Scampia e la possibilità per i giovani di avere un futuro libero dalla schiavitù della camorra. Così la Presidente della Camera, Laura Boldrini, ha aperto questa mattina l'incontro con i ragazzi del centro sportivo Arci, dove associazioni e volontari hanno dato vita a una scuola di calcio per i ragazzi del quartiere. Oggi noi siamo qui a dimostrare che si può essere diversi, perché la realtà non è l'esemplificazione che viene data. La realtà è molto più articolata e anche più positiva. Se tutto questo è realtà, bisogna valorizzarlo, bisogna andarci, bisogna dare visibilità a quello di buono che c'è nelle nostre città. Oggi si è voluto dimostrare, raccontare e far vedere al Presidente della Camera che esiste questa Scampia, esiste questa Napoli, che prima o poi anche il governo dovrà vedere. Quindi la richiesta non è il cappello in mano, il piagnisteo, il lamento, semplicemente avere quello che compete ad altri dare: politiche industriali, politiche del lavoro, risorse economiche. Tutto questo non c'è stato, io faccio un bilancio di questi 5 anni, però c'è stata tanta umanità, tanto riscatto, tanto impegno civile, tanto amore per il bene comune, e tanto confronto, tanto dialogo e tanto lavoro insieme. La Boldrini ha annunciato l'intenzione di proporre a gennaio una seduta della Camera sulla questione del Mezzogiorno. Ha poi incontrato i rappresentanti del Comitato Vele di Scampia, che hanno sollecitato gli interventi per la riqualificazione del quartiere. Un progetto, ha sottolineato il sindaco De Magistris, per il quale ci auguriamo che il protocollo conclusivo possa essere firmato a gennaio. Noi là stiamo per chiudere il protocollo, il Presidente della Camera se ci dà una mano si possono accelerare i tempi. Un lavoro straordinario che è stato fatto tra il Comune di Napoli, il Dipartimento di Architettura, il Demanio, il Comitato Vele, quindi insieme ai cittadini. Ecco, questa è la vera novità: da Bagnoli a Scampia i progetti si fanno insieme, si fanno con i cittadini, sono progetti di qualità, condivisi, partecipati, che vengono sottoposti all'attenzione laddove necessario, come Bagnoli e Scampia per le vele, al governo. Non costano nemmeno molto, attendiamo il sì definitivo a gennaio. Speriamo che in questo caso il governo mantenga gli impegni.